I consiglieri dell'UDC chiariscono la loro richiesta presentata al sindaco per le cosiddette DEA speciali e Massimo Pagliara, che ai microfoni di Puglia TV precisa che non si doveva intendere come una pressione nei confronti del primo cittadino, né tantomeno di un out-out politico, ma piuttosto una offerta di collaborazione a titolo di volontariato per il caso di necessità. Il comune paga ancora delle somme alla Info Tirrena SRL, la società che negli anni passati ha ottenuto un affidamento diretto dalla giunta Mennitti per il recupero dell'ICI da parte dello Stato, ottenendo in cambio nei 4 anni somme considerevoli, vicino ai 5 milioni di euro in totale. La vicenda fu denunciata alla magistratura da 2 consiglieri del PD, Monetti e Albano, ma è rimasta ancora lettera morta. Malgrado le disposizioni del collegio sindacale, si continua ancora a pagare. I gruppi consigliari di PDL, FLI, BAV, Puglia prima di tutto e Regione Salento con un comunicato hanno chiesto al primo cittadino di intervenire per evitare l'emorragia delle risorse migliori del comune. Secondo l'opposizione, infatti, a Palazzo di Città si è distratti dal rimpasto e si rischia in questo modo il tilt della struttura dirigenziale amministrativa. 13ª giornata nazionale di raccolta del farmaco. Per tutta la giornata circa 12.200 volontari in tutta Italia spiegheranno le iniziative ai cittadini. La Fondazione Banco Farmaceutico Onlus, in collaborazione con Federpharma e Compagnia delle Opere Sociali, infatti, hanno coinvolto oltre 4.300 farmacie distribuite in 85 province in più di 1.200 comuni. Anche a Brindisi si può donare un farmaco a chi ne ha più bisogno e salvare magari la vita di un bambino. L'iniziativa in 12 anni ha permesso di raccogliere 2 milioni e 700 mila farmaci per un valore di circa 17 milioni di euro. Per lo sport basket, l'Enel Brindisi ha perso contro Sassari nella seconda giornata di Coppa Italia per 98-96, dopo un tempo supplementare uscendo dalla manifestazione tricolore con grande dignità. È stata comunque un'esperienza da ricordare, ora occhi puntati al campionato, obiettivo ben più importante. Thank you.